Sì, oggi per l'ennesima volta siamo qui in maniera evidentemente non convenzionale, perché lo riconosciamo. Siamo cessati inibito l'accesso, direi anche in maniera anomala, e quindi ci sono i due colleghi in questo momento sopra, perché nel naturale prosieguo di quanto avviato in prefettura dovevamo incontrare l'amministratore della SIA Madaro, che si è negato ripetutamente. Gli abbiamo inviato anche una PEC, evidentemente neanche quello serve più, e adesso vediamo come evolve la situazione. Al momento, insomma, siamo stati costretti per l'ennesima volta a mettere a repentaglio le nostre vite, in realtà di chi è sopra, i nostri amici e colleghi, perché c'è uno sbarramento pesante istituzionale che francamente non comprendiamo, perché stiamo chiedendo semplicemente che la legge venga rispettata. Al momento è questo.